Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e rimanere aggiornati in tempo reale, ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di Presonus Quantum 2, l'ultima arrivata della famiglia delle schede audio Presonus, una scheda creata e pensata per non generare latenza, si interfaccia quindi solo con la connessione Thunderbolt e garantisce il miglior rapporto preamplificazione e conversione nei prodotti Presonus. La Quantum 2 può essere quindi considerata una scheda pro proprio per le caratteristiche che possiede, che vedremo ora nel tutorial. Una volta aperta la scatola troviamo all'interno la scheda audio, il suo alimentatore switching, il manuale rapido e un adesivo Presonus, oltre al codice di registrazione necessario per il download dei software Studio One Artist e dei plugin in bundle, che rappresentano circa un risparmio di 450 euro se acquistati separatamente. Nel bundle quindi troviamo Studio One Artist 4, Lexicon MPX Reverb, Arturia Analog Light, Output Movement, Klengelm SDR22, Brainworks Big Sopto, SPL Attacker e lo splendido EQ della MAG Audio EQ2. Vedremo poi come utilizzare Studio One Artist e questi plugin in un secondo tutorial. La Quantum 2 possiede 4 ingressi microfonici combo, trasformabili quindi in ingressi di linea con possibilità di impedenza regolabile meno 10 dB o più 4 dB. In questo modo garantisce una certa espandibilità riguardo il tipo di microfoni e sorgenti collegabili, a differenza di tante altre schede audio. La Phantom 48V è molto generosa ed alimenta correttamente i microfoni professionali. Nel pannello anteriore troviamo il pulsante di accensione, l'uscita per le cuffie con la regolazione del volume, la main knob, i LED che indicano appunto le connessioni e l'alimentazione Phantom, i pulsanti che servono per regolarci e per muoverci all'interno dell'interfaccia e il knob di gain control. Seguono poi gli ingressi microfonici di cui abbiamo appena accennato. Nel pannello posteriore troviamo gli altri due ingressi microfonici 3 e 4, le uscite TRS bilanciate 1, 2, 3 e 4, le connessioni BNC per il clock, l'uscita SpeedIF per la connessione digitale in-out stereo e le uscite e gli ingressi ADAT per il collegamento di convertitori esterni. Sopra troviamo le connessioni Thunderbolt. Seguono poi i due ingressi ed uscita dell'interfaccia MIDI, oltre infine all'alimentazione della scheda audio, che viene appunto fornita di serie. La scheda accetta frequenze di campionamento fino a 192 kHz 24 bit, come anche per le schede concorrenti la Quantum non ha di serie il cavo Thunderbolt a causa del costo stesso di questo tipo di cavo. Dovremo quindi acquistarne uno a parte, facendo attenzione che sia adatto al protocollo Thunderbolt e quindi non soltanto un semplice cavo HDMI per il video. A differenza di altri concorrenti come la Focusrite Claret ad esempio, abbiamo però due porte Thunderbolt in grado di aiutarci in un'eventuale catena. Le uscite audio inoltre sono in grado di inviare segnale CV control voltage per poter pilotare sintetizzatori analogici in formato Eurorack o desktop. Lo vedremo poi in un secondo tutorial attraverso l'interfacciamento con i nostri modulari. Ma le grosse differenze con i prodotti 192 si trovano sotto il cofano. La Quantum offre dei preamplificatori migliori, ma anche dei convertitori migliori. Infatti, mentre la 192 arriva fino a 112 dB di soglia dinamica accettata, la Quantum si spinge fino a 118 dB con una conversione in grado di sopportare fino a 120 dB. Probabilmente sono differenze minime per molti utenti, ma in campo professionale si cerca di raggiungere una qualità superiore sia in fase di interfacciamento con il microfono sia nella fase di conversione e latenza. Proprio la Quantum infatti riceve e lavora con 8 samples di buffer size e raggiunge quindi un millisecondo di latenza. Non molti sanno che alcuni plugin non introducono latenza, quindi con questo sistema potremo utilizzare in tempo reale tutti i plugin che supportano questo protocollo. Una volta collegata al nostro computer, rechiamoci immediatamente sul sito Presonus. Creiamo un nostro account, in questo caso l'ho già fatto, e una volta all'interno siamo pronti per scaricare i driver e tutti i software in bundle che vengono forniti con
Quantum 2. Nel caso specifico, cliccando sui nostri prodotti e andando su hardware, vediamo qui la nostra Quantum, accediamo direttamente alla pagina di download del software Studio One Artist, dei plugin dati in bundle con questa scheda audio che rappresentano, ve lo ricordo, circa un 450 euro quantificandoli, di plugin messi a disposizione in maniera gratuita e che funzionano perfettamente con la versione di Studio One 4 Artist. In basso troviamo la sezione per il download dei driver, in questo caso si chiamano Universal Control 2.8, che una volta scaricati ed installati ci mostrano velocemente l'avvenuta connessione con la scheda audio Quantum 2. Una volta installato il pannello di controllo avremo la possibilità di verificare immediatamente la versione del firmware della scheda audio, qualora ce ne fosse bisogno vi suggerisco di aggiornarlo, il numero di serie della scheda audio, il sample rate a cui possiamo registrare fino a 192 kHz, il clock source, in questo caso interno, e ovviamente cliccando sulla scheda accedere al pannello di controllo della scheda audio. Possiamo subito notare come l'ingresso della mia voce in questo momento sta passando attraverso il canale 1, in cui ho acceso la Phantom 48 volts per l'alimentazione del 414, mentre sul canale 2 non è visibile. Gli ingressi della scheda audio che vediamo qui sono in modalità combo, per cui si evita accidentalmente di poter accendere la Phantom qualora collegassimo un jack TRS, mentre invece nel momento in cui ci apprestiamo a collegare una connessione XLR possiamo notare come la Phantom venga immediatamente resa disponibile. Ho collegato il mio nuovo cavo XLR ed in questo momento posso accendere la Phantom anche su questo canale. La stessa cosa può essere fatta, ovviamente qui vediamo il LED della Phantom, può essere eseguita anche attraverso il pannello di controllo della scheda audio. Infatti con la Quantum possiamo spostarci sul secondo canale e accendere la Phantom manualmente. Tantissime schede audio non hanno la possibilità di accedere ai comandi della scheda direttamente dal pannello frontale della scheda. Questa è una comodità perché in situazioni live è comodo poter accedere ai comandi in maniera rapida e semplice. Proseguendo con l'analisi del pannello di controllo possiamo vedere come anche i canali 3 e 4 accettino la Phantom e, scendendo, notare come il main knob controls possono essere associati all'uscita 3 e 4. In questo momento il main knob è associato all'uscita 1 e 2. Così viene associato all'uscita 3 e 4. Il segnale audio main out può essere ovviamente anche splittato e quindi inviato come mirrors alle uscite speed if qualora volessimo collegare degli strumenti digitali esterni a cui mandare lo stesso segnale in uscita. LED phone source ovviamente in questo caso prende il segnale dall'uscita 1 e 2 e può essere indirizzato a qualunque uscita della scheda audio. In questo caso specifico lo sto indirizzando direttamente all'uscita cuffie, che posso regolare facilmente con il knob esterno. La scheda può essere ovviamente controllata anche via MIDI e quindi possiamo accendere e spegnere i controlli MIDI della scheda. Sempre dal pannello di controllo possiamo accedere agli ingressi e alle uscite ADAT qualora collegassimo altre Thunderbolt Quantum oppure direttamente dei convertitori esterni che abbiano gli ingressi e le uscite ADAT. Ultimo ma non ultimo, un bellissimo analizzatore di spettro messo a disposizione in maniera sempre gratuita all'interno del pannello di controllo, che ci permette di analizzare in profondità le nostre uscite audio. Qualora per esempio stessimo facendo del mastering, possiamo scegliere i tipi di analisi del picco, la possibilità di calcolare i LUFS oppure scegliere il tipo di scala da utilizzare per l'analisi spettrale. Tornando all'interno di Studio One invece, ho già preventivamente inserito il microfono nel canale 1, come abbiamo visto, accesa la Phantom che posso anche controllare dall'interno di Studio One e indirizzare il segnale all'uscita cuffie. Per fare questo ho dovuto innanzitutto accendere il monitor per poter ascoltare quello che sto facendo, dove ho già caricato alcune tracce audio a cui possiamo associare, in questo caso il canale 1 fa riferimento al segnale in ingresso che automaticamente viene indirizzato
all'uscita cuffie che posso regolare separatamente. Per fare questo dobbiamo innanzitutto andare nelle preferenze, nella sezione Song Setup e nella pagina di IO Setup crearci la nostra matrice di collegamenti che abbiamo già visto anche in altre lezioni su Studio One. Nel caso specifico abbiamo l'ingresso stereo 1 e 2 e due ingressi mono 1 e 2 a cui ho collegato, come vediamo, il microfono. Per poter poi visualizzare all'interno di Studio One gli altri ingressi e le altre uscite dovremo disegnarle. Ad esempio creiamo un secondo ingresso stereo che andrà su mic 3 e 4 e altri due ingressi mono che saranno 3 e 4. È comodo poter scrivere addirittura il tipo di ingresso per poterlo poi visualizzare all'interno di Studio One. Qualora collegassimo ovviamente un convertitore esterno, dovremo accendere poi tutti i canali relativi ai 16 ingressi ADAT aggiuntivi. Facciamo applica per rendere operative gli ingressi e costruiamo la stessa cosa sulle uscite. In questo caso abbiamo l'uscita main, che è appunto l'uscita out 1 e 2, un'uscita cuffie, che in questo caso chiamerò cuffie, e che fa riferimento appunto all'uscita cuffie che noi troviamo qui in alto, per renderla disponibile all'interno del canale di Studio One e quindi nel Q Mix dovremo selezionare l'opzione Q Mix vicino all'uscita che abbiamo appena creato. Possiamo creare ovviamente anche le uscite 3 e 4 e l'uscita SpeedIF. Le chiameremo Out 3 e 4, SpeedIF Out. Stesso discorso per gli ingressi e le uscite ADAT, quindi qualora creassimo appunto tutta la serie delle uscite ADAT che andranno nei convertitori, le aggiungeremo sempre qui aggiunte come o mono o stereo, dopodiché clicchiamo su applica, ok, e come vediamo cliccando sul monitor della traccia possiamo ascoltare quello che sto facendo, ovviamente il tutto in tempo reale, perché Studio One utilizza il proprio sistema di zero latency monitoring che vediamo qui in basso sul master con questa Z verde e che mi permette di cantare, registrare e monitorare contemporaneamente senza avvertire alcun tipo di latenza. Ovviamente ogni traccia può attivare la Phantom sui vari canali o regolare il gain che noi vediamo qui. Per esempio, se selezioniamo l'ingresso 1 del microfono possiamo monitorare in tempo reale il movimento del gain che io regolo all'interno di Studio One. Stesso discorso possiamo sempre attraverso il mixer di Studio One scegliere se replicare appunto il segnale sulle uscite differenti o spostare l'uscita cuffie su altre uscite della scheda audio direttamente da questa posizione. Ma parliamo di latenza vera e propria. La Quantum 2 infatti è effettivamente la scheda su protocollo Thunderbolt più veloce che ho testato finora. Andiamo a vedere il tipo di calcolo della latenza che fa la scheda audio. Ci spostiamo sempre nelle preferenze, nella posizione audio setup. In questo momento sto utilizzando 256 samples, ma posso scendere a 16. E nel processing notare come in questo momento io possieda 1.5 millisecondi di latenza. E notare come in ingresso io possa avere mezzo millisecondo di latenza e più o meno mezzo millisecondo di latenza in uscita, ovviamente a 48 kHz. Trovandomi a 192 kHz e 64 samples, riesco addirittura ad abbassare la latenza in ingresso a 0.38 millisecondi e a 0.53 in uscita, per un totale di round trip audio di ben 1.2 millisecondi. Ovviamente possiamo sommare più schede Thunderbolt Quantum 2 o Quantum ed avere quindi con lo stesso controller tutti i parametri di indirizzamento della scheda audio all'interno di Studio One. Spero che questa recensione vi sia stata utile e vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno trattati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per poter rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Ciao, a presto!